una fiamma al giorno, energie del 12 di aprile. Scegliete la vostra variante, stella, luna, sole. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 12 di aprile per tutte le tre varianti. E qua c'è qualcosa che mi stanno dicendo, c'è del passato che deve essere lasciato alle spalle. L'energia del nuovo inizio c'è già, la state già creando, ma ci sono ancora delle sofferenze, dei blocchi che vi impediscono di avanzare, di manifestare ciò a cui state lavorando, quindi di avere una manifestazione concreta. Guarite ancora il vostro cuore e partirete per territori inesplorati. Vediamo un po', eh sì, reclama il tuo potere, vediamo un po' sì. Allora, c'è un cammino interiore che deve essere portato a termine, quindi continua a lavorare sul rilascio del passato, perché così potrai appunto cominciare concretamente qualcosa di assolutamente nuovo, ma prima va completata questa parte. Chiaramente ricordo che queste sono solo, ogni sera, sono solo dei consigli, non è una consulenza continuativa, quindi no, se vi ritrovate un giorno in una e poi nella volta dopo non vi ritrovate, trovate strano, ecco, non è assolutamente strano, perché ci occupiamo semplicemente di dare un consiglio, magari una sera a qualcuno, una sera a un altro, quindi non pensiate che sia una lettura personalizzata, quindi per questo ci sono le letture individuali. Ecco, la luna si deve ancora fare i conti con qualche problema, con qualche blocco, con qualche situazione che deve essere ancora equilibrata per poter creare un movimento in quello che è il vostro desiderio. Eh sì, come sta dicendo, non contate il tempo è il tempo dell'anima, ma state procedendo verso la manifestazione della vostra unione. Quindi o contratti o accordi, ecco, riceverete i frutti del vostro duro lavoro. Continuate a lavorare ancora su qualcosa che vi sta ancora disequilibrando, ancora qualche blocco, e qua c'è il successo assoluto. Sole. Ok, qua ci sono situazioni d'amore che devono essere portate a termine, esattamente, c'è un processo di rilascio del passato che deve essere ancora completato, situazioni concrete, relazioni, conti in sospeso, situazioni concrete che devono essere lasciate alle spalle. Seguite quella che è la guida della vostra anima, che vi porterà oltre gli schemi, vi aiuterà a completare questo ciclo di crescita interiore. Eh sì, il cambiamento importante rilascia il passato, esattamente quello di cui vi dovete occupare. Vediamo un po'. Ah sì, porterete alla luce appunto la soluzione di questo problema che ancora diciamo vi deve impegnare concretamente e in maniera duratura. C'è ancora proprio molto impegno da dover mettere in una situazione bloccata.